La zona sud del Piemonte rappresenta circa il 95% della superficie abitata e quindi della produzione vinicola piemontese. Quindi abbiamo lavorato nella zona di Alba sul vitigno Nebbiolo, Barbarolla, Barbaresco, Arroero, passando poi per il Barbera, Barbera d'Asti, nel comune di Nizza Monferrato, il vitigno Moscato e per finire nella zona più a est con il Cortese, che è alla base del vino Gavi di OCG. Abbiamo scelto di lavorare su queste varietà e in questi territori perché troviamo una maggiore sensibilità alla peronospora del Nebbiolo nella zona ad Alba, che è una zona caratterizzata per una maggiore piovosità, e le altre zone per una maggiore sensibilità, una maggiore pressione della malattia oidio nei confronti della vite. La zona ovest maggiore pressione peronospora, zona est maggiore pressione oidio. Quindi le nostre strategie sono state fondamentalmente costruite per alternare le sostanze attive in modo da permettere a queste una maggiore efficacia e una maggiore durata nel tempo, per evitare fenomeni di insorgenza e resistenze, perché quello che serve è anche un corretto posizionamento dell'intervento fungicida. Nel nostro caso specifico ci siamo fatti aiutare da modelli previsionali a supporto dell'attività decisionale del tecnico in collaborazione sempre con il viticoltore. A confronto con i testimoni, perché noi abbiamo previsto un testimone in ogni vigneto prova, possiamo dire che queste strategie proposte hanno dato degli ottimi risultati, perché i testimoni nel caso di peronospora sono praticamente 100% colpiti a livello dei grappoli e invece il vigneto trattato non ha assolutamente alcun danno. La stessa cosa vale per l'oidio. L'annata 2018, a differenza dell'annata 2017 che è stata estremamente siccitosa e anche povera di produzione, ha visto un inizio con una estrema piovosità. In particolare nel maggio 2018 abbiamo avuto circa 17 giorni di pioggia nella zona sud del Piemonte, mettendo quindi in crisi il sistema viticolo per quanto riguarda la difesa della coltura, quindi il timing, che doveva essere coordinato con le operazioni di campo. Beh, tanto benvenuti a Nizza Monferrato. La mia famiglia produce vini qui a Nizza Monferrato da 7 generazioni, noi siamo l'ottava generazione. L'azienda ha una superficie di circa 13 ettari. Le uve che coltiviamo in azienda sono Moscato, Brachetto, Barbera principalmente. Per quanto riguarda la Barbera, poi abbiamo selezionato un ettaro per produrre la nuova denominazione Nizza, che è il top della piramide qualitativa del Barbera d'Asti. È stata una stagione fino adesso molto piovosa, quindi questo rende molto complicata l'organizzazione del lavoro in campagna e per quanto riguarda soprattutto le operazioni preventive. Le aspettative sono quelle ottimali, cioè si cerca di portare a casa dell'uva di alta qualità e soprattutto sana. Tutte le uve, i mosti appena pigiati vengono poi criomacerati prima di far partire la fermentazione. Quindi è molto importante che le uve siano sane, altrimenti vado a macerare delle uve che hanno già dei principi di marcescenza e questo non va bene poi per il gusto finale del vino. Il 2018 è partito con un aprile caldo che ha fatto germogliare le viti e poi è stato seguito dal mese di maggio con tantissima pioggia che ci ha creato problemi sulle lavorazioni sia in vigneto che dal punto di vista della produzione delle foglie e dei grappoli. Il segreto è stato la caparbietà dei nostri viticoltori e dei consigli degli agronomi, con i prodotti adeguati per i trattamenti fitosanitari sui vigneti nei momenti e nei tempi giusti e nelle quantità giuste. Da come si è lavorato fino adesso le aspettative saranno sicuramente buone, perché comunque i nostri viticoltori hanno lavorato bene e hanno saputo proteggere il prodotto integro e sano. BASF. We create chemistry.